Oggi è sabato 14 ottobre e domani 15 si terrà la seconda riunione di quest'anno dei Caimani e domenica ci sarà domani c'è la solita Saturday Session, la riunione del sabato, e domenica ci sarà la riunione della domenica, la Sunday Session. Vi ricordo che domani l'incontro è monografico, nel senso che segue un po' sempre lo stesso indice ed è tutto registrato. Vengono mandati ovviamente tutti i materiali, cioè dire i fogli di lavoro, gli script che vengono utilizzati nel corso della presentazione, vengono mandati tutti, quindi è un pacchetto che viene mandato ai Caimani che partecipano, mentre invece domenica c'è un'aula in cui i senatori dei Caimani, cioè dire i più esperti, tengono un'aula in cui rispondono alle domande. E soprattutto rispondere alle domande inespresse, no? Quelle che il mercato in quel momento suggerisce che si sa che sono diciamo le ambasce e le domande che qualunque trader si pone. Ecco, allora vediamo domani, sabato, di che cosa parliamo. Diciamo l'argomento clou di sabato è questa qua, la previsione N-bar, cioè dire una risistemazione, un ampliamento di un argomento classico che è come prevedere l'andamento del mercato, dei titoli, delle quotazioni, ad esempio a 5 bar, no? Oppure a più bar, a meno bar poi diventa difficile, insomma, comunque il problema è quello di fare delle previsioni statistiche, quindi delle previsioni che in una certa misura sono il meglio che si può fare, no? Perché la statistica è il meglio che può fare e può fare quello che può fare, no? Evidentemente. Quindi diciamo partiremo con la regressione semplice, quella che conosciamo tutti più o meno, dopodiché ci sarà un foglio, ci saranno dei fogli, non lo so, dei fogli che vi vengono, ripeto, che poi vi vengono mandati. Che poi vengono mandati, di uso molto semplice, sono come al solito sono fatti dai nostri senatori, sono diciamo di uso enormemente semplice, qui si scrive ad esempio Coca-Cola, dopodiché si inseriscono le date, anche normalmente se lavoriamo su un anno noi, si inseriscono le date per le quali facciamo l'analisi. E poi si scaricano le quotazioni e vengono scaricate da Yahoo. Eccolo qua, sono state scaricate, ci sono delle statistiche del titolo e poi c'è forse la novità che è la previsione 5 barre fatta con un algoritmo, con l'algoritmo più avanzato che possediamo, che è l'ETS. E dà una previsione che è una forchetta, se la forchetta è troppo ampia, la previsione prendiamo atto del fatto che su Coca-Cola abbiamo una certa incertezza sulle previsioni, e se invece è più diciamo ristretta, le previsioni sono più affidabili e quindi possiamo decidere di conseguenza. Ecco, questa qui è tutta la parte, vi ho detto, è la parte di che riguarda una sistemazione con aggiunte di quella che è il pacchetto migliore che possediamo per fare delle previsioni, che è il pacchetto che si basa su quello che sappiamo di statistica. E poi c'è qui il correlation cycle di Ehlers. Penso lo conosciate tutti, è un ingegnere, mi pare elettronico, che ha fatto delle cose molto molto belle, ha tentato diciamo, di rendere scientifica il trading, che è quello che abbiamo tentato di fare noi, no? Che stiamo continuando a tentare di fare.
C'è il correlation cycle. Il correlation cycle è molto importante, è molto interessante in questo momento perché è uno screener che ovviamente viene dato ai caimani, e in questo momento sta tirando fuori, sta individuando dei titoli che sono scesi moltissimo. Poi si sono fermati in un movimento laterale molto stabile e poi da lì sono ripartiti al rialzo molto bene. Sono quindi dei turnaround che sono i titoli che in questo momento sono da cercare effettivamente, no? Vista la situazione dei mercati che conoscete benissimo. Situazione dei mercati che fra l'altro qui viene raccontata, viene analizzata tutti i mercati, tutte le valute, le borse, le obbligazioni e via di seguito. Poi ci sono le solite cherry picks, che sono le scelte dei titoli che mettiamo in portafoglio una volta al mese, che dovrebbero essere dei titoli piuttosto interessanti, piuttosto belli ogni volta, no? Il portafoglio ha soltanto pochi titoli perché l'abbiamo inserite la volta scorsa e ne inseriamo qualcuno già questa volta, e comunque, quindi anche con pochi titoli, comunque il rendimento è molto buono, è buono, batte ampiamente gli indici di borsa, che sono il massimo che uno può sperare di fare con delle borse così, fatte così, che conoscete perfettamente, no? Perché sicuramente l'avete vissute, non dico sulla vostra pelle, ma insomma, qualche sfrido c'è stato, no? Ecco, basta, questo è un indice standard dell'incontro del sabato, e ripeto che poi vengono mandati tutti i fogli di lavoro, gli script per Proreal Time, eventuali dispense, eventuali parlate vengono tutte mandate, per cui non mi resta che augurarvi buon lavoro e ci vediamo domani allora. A presto, a domani.